Terra Amara, puntata di venerdì 31 marzo, Demiro un reparto pediatrico con la moglie. Terra Amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 31 marzo 2023. Puntata in cui si vedranno Demiro e Zuleia a inaugurare un nuovo reparto pediatrico in ospedale. Tutto per cercare di risollevare la reputazione della famiglia Yaman, dopo quanto accaduto alla festa della circoncisione. Muigam intanto, confiderà a Beyce la verità sulla sua fuga a Istanbul. Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che, ogni pomeriggio, segue con sempre maggiore interesse le vicende ambientate a Kukurova. Un successo merito anche delle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche l'episodio in onda il 31 marzo non deluderà le aspettative. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Muigam avrà fatto ritorno ad Adana insieme a Yilmaz. I due decideranno di dare una seconda possibilità al loro matrimonio, anche in vista della nascita del bambino. Ebbene, in questo nuovo episodio, si vedrà Muigam confidarsi con la zia Beyce sui recenti accadimenti. La dottoressa racconterà alla zia tutta la verità sulla sua recente fuga a Istanbul. A questo punto, Beyce esorterà la nipote a combattere per l'amore di Yilmaz. Le anticipazioni relative a questo nuovo appuntamento di Terra Amara, rivelano anche che Demiro e Zuleia vorranno risollevare la reputazione della famiglia Yaman. Ridotta ormai ai minimi termini dopo quanto accaduto alla festa della circoncisione. L'intossicazione alimentare, avrà causato problemi anche a Ghaffur, reo di aver acquistato poliavariati da Atip. L'uomo sarà stato declassato dal suo padrone e al suo posto, come capo dei braccianti. Sarà stata nominata Saniye. Detto questo, si scoprirà l'idea che avranno avuto i coniugi Yaman per rientrare nelle grazie della comunità. Gli si vedrà inaugurare il nuovo reparto pediatrico presso l'ospedale. Reparto che sarà intitolato a Zuleia. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra Amara, si viene a sapere che Onkar e Fekeli cercheranno di far riappacificare i rispettivi figli per il bene di tutti. Per questo, organizzeranno una cena a cui saranno presenti le rispettive famiglie. L'incontro sembrerà andare per il meglio fino al momento in cui Yilmaz e Demir cominceranno a punzecchiarsi. Succederà a causa delle terre che Onkar avrà venduto a Fekeli. Demir estrarrà la pistola e succederà il caos. Il tentativo di far riappacificare i due fallirà miseramente. Beyce invece, a differenza di ciò che aveva suggerito in precedenza, dirà a Muigam che la cosa migliore per lei, sia quella di allontanarsi da Yilmaz. La zia della dottoressa, si sarà resa conto che Yilmaz è ancora innamorato di Zuleia. Ulteriori dettagli, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra Amara. Qui beton dopo care lentin, si el devine tare in team, ca sai beton, underground, no, șapte am dat tonu, dar nu ca voda fonu, se acum rap e moda, oh nu, așa e, și zici că stom for, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la zero grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hipa prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau și o scarul mare, astrologia treabă ca...